eccoci con la puntata settimanale del Fatto di Marcotti. Saluto subito Giancarlo Marcotti che sarà con me per parlare di, come sempre, un bel po' di questioni. L'estate non ci fa stare tranquilli quest'anno. Ciao Giancarlo, buongiorno. Ciao, buona giornata a te Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. E allora andiamo subito a svelare quelli che sono gli argomenti e i temi della puntata che naturalmente poi andremo ad analizzare uno per uno. Uragano in arrivo, le previsioni di JP Morgan che fanno tremare a livello economico, insomma previsioni da mal di testa verrebbe da dire, sicuramente non buone prospettive per l'economia da adesso in avanti. E poi ancora rialzo dei tassi di interesse, ecco cosa succederà alle nostre tasche, in che senso? Abbiamo parlato tante volte del rialzo dei tassi di interesse, la Fed ha già avviato questo processo, la Banca Centrale Europea non si sa quando comincerà, ma insomma comincerà a dettare un po' il timing. Ma questo cosa significa nell'economia di tutti i giorni? Perché poi è questo che dobbiamo capire, altrimenti è chiaro che la finanza verrà sempre vista solo come cosa di esperti e per chi non mastica questi argomenti dice vabbè, chi se ne importa se la Banca Centrale Europea rialza i tassi? Eh no, perché poi questo ha delle conseguenze sulle nostre tasche. Poi salario minimo, altro tema che in questo momento sta tenendo banco, l'Unione Europea sta andando verso un accordo definitivo, in Italia invece c'è un po' di discussione intorno a un qualcosa che in Italia non esiste ancora, mentre invece c'è in altri paesi europei. Peraltro è intervenuto anche il presidente di Confindustria dicendo ma questo dibattito a noi non importa perché quando parliamo dei nostri salari parliamo di salari che superano i 9 euro, quindi si parla della cifra minima. E poi Bipper che completa l'acquisizione di Carige, questa è una notizia più di stretta finanza, però anche qui quando ci sono delle acquisizioni che cosa significa anche per il consumatore finale, perché sempre ci sono dei riflessi per il consumatore finale. Allora Giancarlo, nell'ambito degli scenari economici e politici, è vero che qualsiasi argomento che parta dall'alta finanza, definiamola così, poi a cascata arriva al consumatore finale, cioè a tutti noi? Giustissimo Manuela, io me lo ricorderò sempre quando c'era stato il nefasto crollo del 2007-2008. Parlavo con le persone che non avevano investimenti in quel momento e che quindi non erano preoccupate. E io ho sempre detto a tutti, anche se non avete investimenti in borsa o sui mercati finanziari, se vedete crollare i mercati finanziari dovete preoccuparvi, perché prima o dopo qualcosa capiterà anche a voi, nel senso che a cascata poi dalla finanza si passa all'economia reale e quindi magari uno poi perde il posto di lavoro mesi dopo o un anno dopo. Certo, non è una cosa immediata, però è un riflesso della crisi precedente. Quindi soprattutto se il crollo dei mercati diventa un trend, perché poi insomma i trend in economia sono fondamentali, non è, se cascano un giorno, tanto per intenderci, non succede nulla, però se c'è un trend discendente in questo caso, ovviamente poi le ripercussioni ci sono su quella che è l'economia reale, quindi quella di tutti i giorni. E allora Giancarlo, questo è ancora in generale, poi cominciamo ad analizzare punto per punto. Siamo in quel momento secondo te? Direi di sì, nel senso che appunto hai perfettamente detto tu, quando c'è un trend oramai insomma significativo, è chiaro che quello è il campanello d'allarme. Io ripeto, dico sempre, anche se non avete investimenti in borsa, date sempre un'occhiata, così non da maniaco come sono io, che ovviamente magari io ho sempre detto che le volte che sono andato a letto senza sapere come aveva chiuso Wall Street forse erano 5-6 volte in tutta la mia vita, ma non voglio che le persone... certo. Non voglio che le persone arrivino a tanto, ma date sempre un'occhiata così a quel che succede sui mercati finanziari, perché prima o dopo questo impatterà sulla vostra vita di sicuro. Ok, no, assolutamente, questo è fondamentale, ma certo non è che si tratta, lo dico sempre anche io, non è che bisogna mettersi a guardare le quotazioni dei titoli, le chiusure dei mercati,
tendenzialmente dare un'occhiata a come si muovono i mercati in modo generale, così da capire, questa è una regola, vedi, perfetta, opportuna in questo momento, da capire se davvero siamo in una fase ribassista, termine in gergo più tecnico, comunque discendente, quando i mercati cascano, insomma, questo è. Allora, è il caso, secondo il CEO di JP Morgan, è questo il caso, cioè ci sarebbe addirittura un uragano in arrivo, un uragano economico. Infatti il CEO di JP Morgan consiglia agli investitori di prepararsi proprio alla volatilità del mercato, volatilità del mercato che peraltro c'è già da inizio anno, insomma, però appunto quando parla di uragano il CEO dice attenzione perché questa potrebbe aumentare. Oltretutto, e qui ti do la parola, mentre la Fed e probabilmente presto anche la Banca Centrale Europea inasprirà la sua politica monetaria, cioè sarà un po' più aggressiva, no? Esatto, e questa parola, io quando ho visto questo titolo, un uragano in arrivo, ripeto, detto da una persona come Jamie Dimon, che insomma è probabilmente il più importante banchiere al mondo, insomma, Eh il CEO certo. di JP Morgan, quindi è una frase scioccante, cioè non ha detto un temporale, voglio dire, ha detto un uragano. Quindi qualche cosa di devastante. Quindi questa cosa mi ha impressionato, sono andato a leggere le sue parole precise. Lui si riferisce in pratica a due aspetti, però due aspetti un po' particolari, mi spiego. Il primo è il bilancio della Fed. Allora, il bilancio della Fed, se si riduce il bilancio della Fed, vuol dire che la Fed non solo non acquista più, ma i titoli che vanno in scadenza non li rinnova, quindi diminuisce il proprio bilancio. È Sì. una misura fatta per ridurre l'inflazione. Okay? Quindi, Certo. però chiaramente cosa ha come contraltare? Che impatta sull'economia. Una misura che del genere, diciamo, non è una misura espansionistica, anzi il contrario. Ma il secondo aspetto che lui dice è l'aumento delle materie prime, che invece appunto alimenta l'inflazione. Quindi parla di due aspetti: uno che farebbe diminuire l'inflazione, l'altro che la farebbe aumentare. Questo lo voglio sottolineare per dire che la soluzione con la bacchetta magica non c'è, non ce l'ha neanche Eh Jamie no. Dimon. E sono contento che non ce l'abbia neanche Jamie Dimon, perché altrimenti lui ne approfitterebbe e noi no. Cioè, siamo in una situazione, come sempre, insomma, in cui è estremamente difficile capire quali possono essere le misure da prendere per una banca centrale. Di sicuro bisogna fare qualche cosa per limitare l'inflazione, però contemporaneamente non deve essere qualche cosa di troppo forte che mi fa invece crollare l'economia, insomma, o entrare in una fase recessiva che sarebbe. Quindi questa situazione è molto Esatto, grave. peraltro Giancarlo, tra le parole appunto che ha detto anche Jamie Dimon, oltre a quelle che hai detto tu, che sono ancora più specifiche, c'è la premessa che secondo me però è altrettanto significativa, cioè lui diceva la tempesta c'era già, nel senso che ovviamente sapevamo che il periodo era caratterizzato da nuvole, ma adesso rischia di arrivare un uragano, quindi non solo appunto già di per sé parlare di uragano è pesante, addirittura la situazione è peggiorata e anche in un periodo abbastanza limitato. Ovviamente lui lega questa situazione alla guerra in Ucraina, al rialzo dei prezzi, insomma, chiaramente tutte le questioni di cui discutiamo e rincaro ancora più la dose, non tanto io, ma la dose l'hanno rincarata altri analisti, non analisti, investitori, perché qui parliamo di investitori, come per esempio Wells Fargo, eccetera, eccetera, che hanno dato prospettive altrettanto cupe. Cioè, c'è chi anche ha detto, guardate che l'America è abbastanza ovvio che andrà in recessione economica, quindi l'uragano, insomma, non è stato messo in conto solo da JP Morgan, altri investitori, questo aggrava ancora di più la situazione. Eh certo, e poi attenzione, Ah Elon sì, Musk Elon Musk, certo, bravissimo, assolutamente.
Parla di 10.000 esuberi o comunque insomma, licenziamenti, il 10% della forza lavoro. Fino a ieri pensavamo che Tesla fosse l'azienda destinata diciamo, a espandersi sempre di più perché era stata la prima ad entrare in quel mercato dell'elettrico, eccetera, e oggi ci dice che per quello che sta arrivando, cioè per queste previsioni cupe, è molto probabile, insomma, potrebbe arrivare a ridurre la propria forza lavoro del 10%, dato che Certo. ha circa 100.000 No, poi sai, dipendenti. esatto, quando si sentono questi esuberi, no, dovuti al periodo economico non propriamente favorevole da parte di aziende come la Tesla, dice, allora le altre cosa potrà mai succedere, no? Chiaramente è questo il punto. Esattamente, esattamente. Quindi ecco, diciamo che non facciamo terrorismo, No, ma però questo, noi Insomma, non è che le diciamo. previsioni sono di Giancarlo Marcotti o di Emanuela Longhi, Esatto, attenzione, noi esatto. stiamo riportando le previsioni di Bravissima. JP Morgan & Company, insomma, quindi è diverso, certo, prego, Volevo prego. proprio dire, no, volevo proprio dire questo, cioè riportiamo delle previsioni di persone che senz'altro sono in una posizione tale da avere qualche notizia migliore di quelle che possiamo avere noi, almeno insomma. Beh, insomma. Almeno voglio sperare, mettiamola così, dai, no? Perché se davvero non, cioè, se davvero le informazioni che ho a disposizione io sono più di quelle di JP Morgan, insomma, crollerebbe tutto, sarebbe già crollato tutto, quindi adesso per scherzare, per sdrammatizzare su questo, chiaramente. E allora andiamo direttamente all'argomento successivo che però, insomma, segue a ruota quello che stiamo dicendo, viste le previsioni un po' cupe, no? Di cui abbiamo parlato, e visto che siamo vicini al rialzo dei tassi di interesse, vabbè, la Fed le ha già avviati ovviamente in America, ma anche in Europa. Cosa prevedi, Giancarlo? Ma soprattutto cerchiamo di spiegare perché non è questione solo che riguarda i banchieri centrali e quindi chi opera in borsa o i grandi investitori o i grandi fondi, eccetera, o le grandi banche d'affari, ma riguarda tutti noi. Allora, il rialzo dei tassi che inevitabilmente ci sarà, è chiaro che cambia, la prospettiva nella quale siamo stati per anni, più di un decennio, insomma. Quindi, usciamo dal tasso a zero e dai tassi negativi. Già, i titoli decennali, più nessun titolo decennale è negativo, mentre prima i bund erano. Adesso un nostro BTP rende il 3-4%, un bund l'1 e qualcosa, quindi abbiamo uno spread che ha superato i 200 punti. Allora, questa cosa che impatto avrà, sulle persone? Allora, innanzitutto l'impatto è però bisogna specificarlo bene, sul pagamento degli interessi dei titoli dello Stato. Esatto. È vero che ovviamente pagheremo di più, però attenzione, abbiamo allungato giustamente la duration dei nostri titoli dello Stato, per cui la durata media dei nostri titoli dello Stato ultimamente si è allungata, quindi diciamo, questo mitigherà un po' questo problema che c'è, ovviamente, perché se aumentano i tassi c'è, però chiariamo, aumentano i tassi sulle nuove emissioni, sulle emissioni che sono in essere, ovviamente continueranno a mantenere gli stessi tassi. Quindi pagheremo di più il nostro debito pubblico, ma non allarmiamoci. Direi di non allarmarsi neanche per i mutui. Perché? Perché allora anche lì chiaramente vabbè, chi ha il tasso fisso, ha il tasso fisso, ci mancherebbe, Chi ha il naturalmente. tasso variabile però vedrà Esatto. aumentare la propria rata Esatto. ovviamente del Allora, mutuo. chi ha il tasso variabile, ecco, tutti i tassi variabili, tutti o quasi, insomma, sono legati a un indice che è l'Euribor, che è un indice europeo. Quindi, ecco, lo dico non per sminuire. Aumenterà anche l'Euribor di sicuro, certo, però non pensiamo che ci siano tassi italiani, insomma, per dire, cioè se i nostri tassi continuano a salire più degli altri in tassi del nostro debito pubblico, l'Euribor
salirà, ma di meno. Quindi ecco, non è legato ai tassi. Faccio l'esempio: il nostro mutuo al tasso che, con il quale paghiamo il debito pubblico, è legato a questo Euribor. Ripeto che, essendo un tasso interbancario europeo, è un tasso sicuramente inferiore a quello dei nostri BTP. Certo. Quindi ecco, anche qua tenderei non a minimizzare, però insomma a farlo rientrare nel suo alveo giusto, insomma, senza eccessivi allarmismi. No, certo, ti faccio questa domanda però, ovviamente per, questo diciamo vale per i mutui in essere, diciamo così, a tasso variabile, che vedranno modificare il costo finale della rata. La domanda riguarda chi invece deve pensare di accendere un mutuo, no? Per una come dire, compensazione, definiamola così, economica. Tendenzialmente quando c'è il rialzo dei tassi di interesse cala anche la richiesta di prestito, no? Di credito, perché ovviamente magari io devo comprare casa, devo accendere un mutuo, ma dico, beh, aspetto un attimo e vediamo se il momento diventa più favorevole. Quindi diciamo le decisioni ancora da prendere. Questo però non andrà a impattare, magari appunto bisognerà vedere in che entità, poi a cascata, perché stiamo parlando appunto di come dire, risultato finale per il consumatore, anche il comparto immobiliare, cioè se io chiedo meno prestiti per i mutui, compro meno case, quindi tutto il settore immobiliare, adesso parlo dei mutui ma si potrebbe fare anche su altri comparti, insomma, che hanno a che fare con il prestito, e quindi di conseguenza l'economia tira il freno a mano ancora di più. Comparto immobiliare, ecco, per quelle le richieste e domanda, chiedo cosa ne pensi per le richieste che potrebbero arrivare in un momento invece di tassi meno favorevoli. È così come hai detto tu, Manuela, ma l'abbiamo detto che l'aumento dei tassi è chiaro che va ad impattare negativamente sull'economia. Adesso in questo caso abbiamo preso in considerazione il comparto immobiliare, ma qualsiasi comparto, esatto. Il comparto automobilistico. Certo, si aspetta a comprare un bene, soprattutto se si deve chiedere un prestito, no? Quando bisogna pagarlo a rate, perché i tassi sono elevati. Esatto, però bisogna tener conto di questo fatto, cioè noi oggi vediamo i tassi più elevati rispetto a prima. Ma se li vediamo storicamente, i tassi sono ancora bassi, cioè il fatto di avere, noi siamo sempre giustamente, normalmente, insomma, influenzati dal nostro recente passato perché lo ricordiamo bene. Ma voglio dire, se mi avessero detto che i BTP, non so, 20 anni fa, 30 anni fa, che i BTP, cioè un titolo dello Stato decennale, rendeva il 3,5%, dicevo, ma no, non lo compro, rende pochissimo, quasi nulla. Dopo aver fatto anni in cui rendeva l'1% o lo 0,%, rendere il 3,5%, dicevo, mamma mia, che rendimento elevato. Quindi, certo. Ecco, dobbiamo vedere le cose anche, diciamo, da un punto di vista, non dico storico, ma insomma, assolutamente, assolutamente. Certo, noi ci siamo abituati, tra virgolette, bene con i tassi a zero, insomma, e quindi di conseguenza non ricordiamo altri periodi in cui i tassi erano più alti. Diciamo che forse al di là di questo ragioniamo sul fatto che soprattutto in periodo pandemico settori come quello immobiliare eccetera sono stati molto colpiti, perché ovviamente, no, si è fermato tutto e quindi di conseguenza si è rallentato tutto, anche il settore automobilistico, e piano piano, no, con la ripresa si teme che con il rialzo dei tassi, seppur più basso rispetto a quello di altri periodi storici, possa penalizzare, perché diciamo noi ormai facciamo riferimento a quello che abbiamo pagato fino adesso, no? E poi funziona un po' così. Però vale la pena, questo è molto interessante andare a vedere magari i tassi in periodi passati, fino a dove si sono spinti e quindi di conseguenza quanto pagavamo, mutui eccetera. E quindi insomma, dove potremmo, facciamo così per chiudere questo argomento e passare al prossimo, Giancarlo, dove avremo più il sentore, ma sentore reale, che la nostra vita cambia a livello di acquisto, no? Nella vita di tutti i giorni.
Sì, soprattutto sull'acquisto di beni durevoli, quello senz'altro. Cioè, Certo. adesso hanno fatto, e se non l'avessero fatto sarebbe stato gravissimo, questi incentivi per il comparto Sì, automobilistico, sì. che è un comparto un po' particolare perché è uno dei comparti in cui, nonostante la meccanizzazione, eccetera, però la forza lavoro è ancora importante. Che naturalmente ci sono dei comparti in cui la forza lavoro pesa sempre di meno, quindi invece il settore automobilistico, insomma, impiega ancora molte persone, certo meno di una volta, però ancora molte Certo. persone. Quindi è un comparto da guardare sempre con un po' di attenzione. Quando si fanno, come è stato giusto fare, secondo me è corretto, ma questi incentivi sul comparto automobilistico bisogna tenere presente che si incentiva anche l'occupazione, insomma, Certo, quindi no. certo. No, è vero, assolutamente. Allora, altro titolo, abbiamo ancora qualche minuto, ci sono due le cose che ti voglio chiedere. Salario minimo, l'Unione Europea sta andando verso un accordo, mentre invece il governo Draghi si spacca. E beh, da una parte abbiamo, adesso io banalizzo, poi lascio a te però le due fazioni, per così dire. Il centrodestra ha parlato, il ministro Brunetta ha detto non è nella nostra politica, no, quella di pensare a un salario minimo, perché ovviamente si fa riferimento al comparto più industriale, mentre invece la sinistra, il Partito Democratico, ma anche il Movimento 5 Stelle, insomma, sarebbe per un salario minimo. A te. Argomento difficilissimo da trattare, difficilissimo nel senso che semplice, tutti lo capiscono, voglio dire, avere un tetto sotto il quale, anzi una soglia sotto la quale Non si può non scendere. scendere, no? Allora, Cioè, diciamo è che è che considerata la soglia dignitosa, cioè, per avere uno stipendio dignitoso, fondamentalmente. esatto. Allora, è vero, ma poi quando si stabilisce questa soglia qua nascono le discussioni. Okay? Allora, questa soglia qua sappiamo per esempio che in Lussemburgo è molto elevata, che ne so, in Bulgaria è molto bassa. Vediamo noi in Italia. Io dico questo che probabilmente non è che piacerà a molte persone, ma se un'economia funziona bene, non c'è bisogno di intervenire ponendo dei lacci, lacciuoli, dei paletti, delle cose. Cioè, secondo me, non sarebbe necessario il salario minimo se le cose funzionassero. Il salario minimo adesso esce perché le cose non funzionano, allora si vuol dare un segnale che ci sono dei cambiamenti. Però io non so, io temo che qualunque sia la scelta, adesso si parla di 9 euro, qualunque sia la scelta abbia dei pro e dei contro. È una discussione che temo che appassioni di più la politica che non la realtà dei fatti, insomma. Poi Ok. se le aziende riescono a pagare i 9 euro non c'è nessun problema, se le aziende non riescono a pagare i 9 euro sappiamo che, attenzione, andremo contro ad un aumento della disoccupazione, quindi Eh sì, perché adesso non i 9 possono euro. permettersi di assumere, non assumono, perché se io devo per forza darti minimo 9 euro all'ora, non posso assumerti, no? Quindi, ecco, no, è vero, bisogna risanare prima l'economia interna, ha detto poco, insomma, poi in questo momento, così leghiamo tutte le notizie, con l'uragano in arrivo, sarà un po' complicato. Diciamo che forse è un po' un cane che si morde la coda, è necessario trovare un tetto minimo sotto il quale non scendere proprio per la dignità dei lavoratori, perché adesso sentiamo davvero a volte delle paghe da fame che non sono neanche paghe. Nello stesso tempo però è chiaro che se l'economia non è solida, l'economia interna intendo dire, c'è poco da fare, cioè le aziende non ce la fanno e quindi diciamo che bisognerebbe fare una bella lista della spesa e anticipare altri provvedimenti che non sono ancora mai stati fatti. Burocrazia da eliminare, il costo del lavoro da abbassare, insomma, così che le imprese possano respirare un po' di più. Giancarlo, siamo in chiusura, ma ti voglio chiedere cosa ne pensi dell'acquisizione. Bipper completa l'acquisizione di Carige. Prima ho detto anche notizie come queste, comunque, poi cioè, hanno dei riflessi sulla vita di tutti i giorni.
Allora, io dico finalmente si conclude la vicenda Carige, lo dico finalmente nel senso che insomma era diventata una telenovela. Appunto. Detto questo, è chiaro che per l'Italia e soprattutto per il suo sistema bancario, quando si ha un'acquisizione di questo genere, cioè un'acquisizione che evita di fatto una bancarotta, insomma, non è mai da salutare con entusiasmo. Cioè, chiudiamo questa vicenda, speriamo che l'intervento della Banca Emiliana porti appunto al risanamento anche della Banca Genovese. Non lo so, naturalmente me lo auguro, non voglio dire che sia stato fatto tutto per il meglio. Ecco, non dobbiamo mai essere contenti quando accadono cose di questo genere. Cioè, avrei voluto tanto che la Carige fosse risollevata con le proprie gambe, non ce l'ha fatta di Ah, fatto. beh, certo, sicuramente avrebbe, tornando al discorso di prima, no, dello stato di salute dell'economia, stato di salute degli istituti bancari, ovviamente, che ce la fanno da sole così, certo, c'è un'acquisizione che magari porta ad altre cose positive, però significa che c'è debolezza, no, poi da parte degli istituti bancari. Va bene Giancarlo, vuoi aggiungere qualcos'altro? No, 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 Perdonami. dicevo, volevo concludere in questa maniera, ecco, è Sì. un segnale, speriamo che vabbè, le cose vadano meglio in futuro, però non è una gran cosa quando vediamo una banca in difficoltà, ecco, non è un bel No, segnale. appunto. Sia per noi consumatori finali, sia per le nostre contrattazioni in borsa, visto che sappiamo molto bene che i bancari sostengono, no, il listino principale italiano e quindi, insomma, se le banche non stanno bene, di conseguenza parlavamo appunto del trend dei mercati di monitorarlo, insomma, non è un buon, non è di buon auspicio anche per le contrattazioni ai mercati finanziari. Allora, grazie a Giancarlo Marcotti, molto interessante anche questa puntata che troverete sui nostri canali. Naturalmente potete seguire Giancarlo sul suo canale Finanza in Chiaro, cosa che facciamo anche noi tutti i giorni. Grazie mille Giancarlo. Grazie a te Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Buona giornata, grazie mille. Tra poco, dopo la pubblicità, attenzione perché affronteremo un argomento un po' diverso dal solito, ma che ha a che fare con la sostenibilità. Dopo capirete, parliamo di ingegneria olistica e tra poco vi raccontiamo tutto.